Grazie a tutti. Grazie a tutti i bettolesi e a tutti gli aspiranti bettolesi che vedo essere venuti da molte parti. Prima di tutto fatemi dire un grazie al sindaco, a Busca, non lo vedo ma da qualche parte sarà. Eccolo lì, ciao Busca. E attraverso lui un grazie a tutta questa comunità che ci ha accolto con entusiasmo e con un po' di pazienza. Adesso siamo qui a Bettoli, in un paese, e non aspettatevi il discorsone solenne. Starò sul tono della giornata. Che dicano i comunicatori? E quindi la prima cosa che devo dire, mi rendo conto, è spiegare ancora una volta il perché di questa scelta, che è una specie di anteprima del viaggio che dovrò fare, che dovremo fare tutti assieme. E il primo motivo è un omaggio che ho sentito di dover dare al mio paese, il luogo dove c'è la mia famiglia, la famiglia di mia moglie, dove ci sono i familiari, quelli che ci sono ancora, quelli che non ci sono più, e l'idea di fare un piccolo regalo al mio paese, che dovrò fare, che dovremo fare tutti assieme. E il primo motivo è un omaggio, belli, una vallata bellissima, purtroppo un po' abbandonata, ma bellissima, invito tutti a scoprirla. E spero di non aver dato però troppo disturbo e chiedo scusa se qualcuno, sapete, nei paesi come girano le cose, no? E, ecco, spero che mi perdoneranno quelli che hanno percepito un disturbo, ma questo prima di tutto era il senso di questa scelta. L'altro senso di questa scelta, mi è già capitato di dirlo in una trasmissione televisiva, ma insomma mi sono fatto questa domanda: ma uno che si candida, che si presenta agli italiani, che cosa deve dire prima di tutto? Deve dire quel che farà, sì, ma prima di tutto deve dire chi è. Perché le parole su quel che si farà troppo spesso sono parole che sono state affidate al vento. Non è questa la nostra intenzione, ovviamente, però sappiamo anche che è proprio così, che gli italiani hanno percepito, dopo tanti e tanti anni di disillusione, che le parole svolte al futuro hanno sempre dentro un rischio, il rischio di un possibile inganno. Mentre invece quel che è stato, è scritto, c'è. E quindi forse è più importante dire prima di tutto quel che si è. E allora, avendo pur io studiato tante cose, ascoltato tante cose, fatto anche tante cose, volte al futuro, hanno sempre dentro un rischio, il rischio di un possibile inganno. Mentre invece quel che è stato, è scritto, c'è. E quindi forse è più importante dire prima di tutto quel che si è. E allora, avendo pur io studiato tante cose, ascoltato tante cose, fatto anche tante cose, nel dover decidere chi ero io, chi era il Bersani da presentare, ho pensato che il Bersani più vero è questo qua, questo fra il distributore e l'officina, dove stanno le mie radici. E io penso che in un paese che ha bisogno di futuro e di cambiamento, che ha bisogno di foglie nuove,
Beh, io penso che le foglie nuove possono venire solo se ci sono le radici. Senza radici, foglie non se ne fa. E l'insegnamento fondamentale che mi è venuto da questa prima parte della mia vita, da quel distributore, da quell'officina, è molto semplice. Un insegnamento che sto cercando, ho cercato di tener fermo, che la vita reale, la vita comune dei cittadini viene prima di ogni altra cosa. La realtà viene prima di ogni altra cosa, della comunicazione, dell'interpretazione politica. E io terrò fermo questo punto, costi quel che costi. Terrò fermo questo punto. E il viaggio che farò in queste primarie, lo dico qui, avrà questo carattere. Io andrò nei luoghi della realtà, nei luoghi dei problemi e nei luoghi delle energie che ci sono in questo paese. Fatta questa anteprima, la partenza la farò dal CERN, dal più grande laboratorio di fisica delle particelle, Ginevra, 20 paesi associati, compresi israeliani e palestinesi, arabi israeliani. Il luogo che in questo momento spinge più avanti le conoscenze dell'umanità. Il luogo dove ci sono tanti nostri ricercatori, giovani ricercatori, dove c'è tanta intelligenza italiana. E vorrei anche ricordare con l'occasione che il creatore, il fondatore del CERN, non solo è un italiano, Amaldi, Edoardo Amaldi, uno dei più grandi fisici del secolo scorso, è un italiano. È anche un paesano, è di Carpaneto, Piacentino. È di Carpaneto. Va, 20 km da qua. E poi da lì girerò, l'ho detto, nei luoghi dei problemi, nei luoghi delle energie, e anzi, la tappa successiva, partendo dal CERN di Ginevra, sarà di prendere la famosa galleria della Gelmini e andare all'Aquila. Bel viaggio, si fa in galleria, non c'è problema. E poi tutta l'Italia, lo dico qui dal nord, questo nostro meraviglioso sud, così sofferente, meraviglioso, anche a Lodi, sì. Questo sud così sofferente, questo sud meraviglioso. Perché il messaggio che voglio dare è che noi siamo un partito nazionale, che l'Italia è una. È una. È una. Ancora voglio dire perché Bettola, l'altra motivazione la definirei così. Bettola, cioè l'Italia. Perché vedete, l'Italia è un paese magico, curioso. Noi italiani facciamo una fatica micidiale a sentirci un paese, a sentirci una nazione, a sentirci uno Stato. È un problema. Lo riscopriamo se gioco alla nazionale di calcio, in qualche altra drammatica occasione. Ma ci è molto difficile, a differenza di altri paesi, sentirci veramente un paese. E il paradosso invece è che chi ci guarda da fuori vede in noi il paese più riconoscibile del mondo, perché nei mille luoghi di questo paese, che siano piccole comunità o che siano grandi città, c'è sempre una piazza, c'è sempre una fontana, c'è sempre una torre, ci sono sempre le campane,
ci sono i bar, siamo così, siamo delle comunità che possono essere una grande comunità. E Bettola è questo qua, anche lei, guardatevi attorno, ho dimenticato il municipio, c'è anche il municipio, c'è la chiesa e il municipio, c'è la fontana, ci sono i bar. E anche in un paese come questo, purtroppo, c'è una fabbrica che ha chiuso, c'è un laboratorio artigianale che ha chiuso, ci sono due o tre negozi in meno, a quella pompa si vende meno benzina, ci sono dei problemi, gli stessi problemi che si vivono ovunque in gradi differenti, ma che si vivono ovunque. E qui, come in tutti gli altri posti d'Italia, piccoli centri o grandi città, c'è un sacco di gente per bene. Un sacco di gente per bene, che la può pensare diversamente, ma è per bene. E è gente che ha la forza, la volontà di reagire, di accettare uno sforzo comune, purché chi ha di più dia di più. E lo si faccia con solidarietà e con spirito di comunità. È questo che vogliamo risvegliare. Il coraggio degli italiani, il coraggio dell'Italia. E andare a riflettere un attimo sulle radici, quel che abbiamo fatto stamattina davanti alla pompa, ma è un caso di milioni di casi. Sì, è giusto riflettere come gli italiani hanno reagito, quelli prima di noi, a difficoltà gravi, a rischi gravi, a problemi. Ci ha messo del coraggio, ci ha messo della voglia di fare e ci ha messo della solidarietà, dello spirito di comunità. Noi prenderemo la forza da lì, dalla gente per bene che vuol cambiare, che accetta uno sforzo dove ci sia equità. Dove ci sia equità. E qui è chiaro che la prima battuta deve darla la politica. Questo viene prima di ogni altra cosa, perché senza quello non si potrà far niente. E quindi la promessa che faccio, l'impegno che prendo, è un impegno di cambiamento di una persona e di una forza, la nostra, che sa come si può fare il cambiamento. E non faccio qui le quante cose devono partire subito. Sono 20 anni che si parla di riforme della seconda parte della Costituzione. Stavolta bisogna darsi uno strumento a modernare le nostre istituzioni. Ci vuole una legge sui partiti, ci vuole una legge contro la corruzione. Ci vogliono norme che riducano i costi all'apparato pubblico. Ci vogliono norme che mettano dentro sobrietà, credibilità.